Buon pomeriggio ragazze, microonde nuovo, sembra super, sono uno specchio sembra, ciao, ciao, in realtà è tutto nero, super touch, non c'ha più neanche una rotellina, l'altro aveva tipo i tastini e la rotellina, questo è completamente touch. Le funzionalità sono praticamente le stesse di quello che avevo prima, non è un microonde normale, come del resto non lo era quello che avevo prima. È un microonde combinato, quindi microonde più grill, più ha la funzione aria forzata, che è stracomoda, soprattutto quando dovete cuocere cose, poche cose, ad esempio a volte cucino a mezzogiorno per le bambine quando tornano da scuola, una vaschetta di lasagne magari già pronta e senza attaccare tutto il forno grosso che impiega più tempo a scaldarsi e a cuocere, utilizzo la funzione aria forzata. E qui si può semplicemente facendo più o meno arriva fino a 200 gradi e quindi cuocio con un forno a 200 gradi. Non ho ancora avuto modo di provare praticamente nulla perché è arrivato venerdì mentre io pitturavo il salotto, quindi non ho fatto nient'altro che le patatine e scaldare semplicemente del latte. Poi ha la funzione che il mio non aveva, steam, che cuoce anche al vapore. All'interno c'era la sua vaporiera, ora poi se riesco ve la prendo ve la faccio vedere, dove si può anche cuocere il riso e la pasta. Funzione molto interessante perché in 10 minuti è pronto. Sì che il piano cottura mi fa la stessa funzione, cioè mi cuoce comunque essendo in induzione in minor tempo, però la pasta in microonde è una cosa che mi ispira particolarmente e che proverò. Questo menu chef. Qua all'interno, quando aprite lo sportello, trovate tutte le indicazioni di che cosa fare. Questo è per la cottura al vapore e questi sono i vari menu. Allora, noi abbiamo provato le patatine fritte numero 9, che a differenza, che poi sono quelle da forno che potete mettere lì, non ho visto se si possono usare anche quelle proprio già fritte. Le cotolette di pollo sì, le abbiamo provate e sono venute bene, per il resto ancora non ho provato nulla. Nel vecchio microonde facevamo spessissimo le patatine, soprattutto per pranzo, le cotolette di pollo, di pesce, soprattutto per pranzi veloci, perché come ho detto più volte, noi a pranzo mangiamo a 3 orari diversi. Io mangio a mezzogiorno, la prima delle mie figlie mangia alle 2:10 e la seconda mangia alle 2:30. E quindi a mezzogiorno facciamo sempre preparazioni molto, molto veloci. Una cosa che volevo che avesse, che il vecchio forno aveva e che è fantastico, è lo scongelamento del pane. Qua è scritto scongelamento del pane numero 6, ma in realtà ci sono vari due modi di scongelare il pane. Uno è combinato, mi pare, con la funzione crisp. Ora vediamo un pochettino. Far vedere le istruzioni. Dunque, ovviamente non lo trovo al volo, comunque non ho ancora scongelato il pane con questo microonde. Vediamo un po'. Scongelamento del pane con piatto crisp. Eccolo qua. Funzione P6, che in realtà si ha semplicemente schiacciando Chef menu P1. Ah, questo più o meno, nell'altro invece schiacciavi sempre lo stesso 3, 4, 5, 6 e questo che dovrebbe essere uguale a quello che avevo prima, quando voi tirate fuori il pane è croccante come appena tirato fuori dal forno ed è veramente il top. Una cosa che io non ho mai fatto nel microonde, ma che in questo periodo ho una voglia di dolce, che oggi soprattutto sto morendo dalla voglia di dolce. Pensavo di provare a fare una torta al cioccolato in microonde per la colazione. Se ve lo state chiedendo, la dieta non l'ho abbandonata, ma vi spiegherò in un vlog magari, è un discorso lungo. E quindi questo è quanto vorrei provare a fare una torta in microonde.
col vecchio microonde, che le funzionalità, ripeto, erano uguali a questo, io usavo tantissimo la funzione crisp. Questo ha un dual crisp perché ha la funzione crisp sia sopra, le onde passano anche sotto. E in una funzionalità che ancora non ho provato, fa anche il fritto, crispy fry, un fritto leggero, cosa che vorrei assolutissimamente provare al più presto. Io ho un microonde Whirlpool in casa da credo 30 anni, perché il primo microonde Whirlpool l'aveva regalato mia nonna, mia mamma, la suocera, e avevamo un bellissimo microonde, cucinava molto bene, aveva già 30 anni fa questa funzione crisp. Quando poi ci siamo sposati ho preso un microonde sempre Whirlpool perché mi trovavo bene, però senza funzione crisp, e non cucinava un tubero di nulla, però devo dire che il suo lavoro lo fa bene, l'ho sempre fatto bene, e l'abbiamo portato in campagna e funziona ancora perfettamente a distanza di 20 anni. È vero che negli ultimi 6 anni praticamente non lo usa nessuno, però è comunque è. Poi l'avevo sostituito il mio vecchio microonde per un altro Whirlpool dalla funzionalità praticamente uguale a questo. Ora ve lo faccio vedere perché ancora la mia non è venuta a ritirarmelo, me lo prende a tra 2 giorni, che era qui. Non era molto diverso, aveva la rotellina e i tastini da schiacciare. Questo qua è quella funzionalità che dicevo, bread defrost, il blocco del piatto, e anche l'altro blocco dei piatti. All'inizio, quando l'ho sballato, la prima cosa che trovate quando aprite il pacco è il piatto interno, e quando l'ho visto a me è preso un colpo perché mi è sembrato subito visibilmente più piccolo dell'altro. Io ci ho studiato delle ore, perché ovviamente studio sempre delle ore su quello che voglio, cercando di giungere a un giusto compromesso qualità prezzo, cioè qualità nel senso qualità sì, ma deve essere quello che dico io, cioè nel senso, io quando mi fisso che voglio una cosa devo avere quella, appunto, e basta. C'era anche un 31 o un 33 litri con costi intorno ai 300 e rotti euro, però abbiamo abbandonato, abbiamo preso questo che sembrava, era chiaramente più piccolino, però le dimensioni sembravano non troppo piccole, ma quando ho visto il piatto mi è venuto un colpo, perché il mio invece era un 31 di diametro, per cui ho detto cavolo è piccolo, ma in ogni caso le finanze questo ci consentono in questo momento, per cui va bene così. In realtà poi, a parte il piatto che sembra più piccolo e non mi piace come ho fatto con questa superficie raccatta spazzatura, l'altro è molto meno, a parte il fatto che io ho due piatti così molto più grossi che non so che farne, perché il piatto del vecchio non l'ho buttato via, in più mia madre l'aveva comprato per sbaglio della dimensione sbagliata, che però andava bene per me, e quindi l'ho tenuto nel caso mai si dovesse rompere. Quindi adesso ne ho due più grossi che non so che fare, vorrei tanto regalare a chi ne ha bisogno. E in realtà il piatto crisp, quello che poi io uso sempre, è assolutamente identico. Questo tra l'altro è rinforzato con la croce sotto, mentre l'altro era, adesso un po' scartato, era tondo, così era piatto, e ultimamente si gonfiava tipo pallina, non stava più bene, era anche uguale. Si è un po' rovinato laterale, ma dentro era ancora abbastanza onesto, anche se andava in realtà sostituito, ma adesso ce l'abbiamo nuovo, quindi va bene così. Si può usare sia con la carta forno che senza carta forno. Il blocco del piatto è qui, cioè questo in più ha la autopulizia, e niente ragazze, questo è tutto, il nostro nuovo microonde. Il vecchio penso che avesse proprio un difetto, perché quello non era il primo, era il secondo. Il primo che abbiamo preso, uguale identico a quello, è durato circa 6 mesi, poi ha cominciato a fare un rumore terrificante. Fortunatamente ormai compro tutto su Amazon, l'avevamo comprato su Amazon, e ho chiamato la signorina Amazon dicendo ma scusi così così, e me l'avevano mandato nuovo dopo 6 mesi, ho poi restituito il vecchio. 3 anni fa aveva ricominciato a fare lo stesso identico rumore fortissimo, ho chiamato l'assistenza della Whirlpool e mi ha detto signora lo butti via, forse non, vediamo se ci vediamo, ok, forse non ci capiamo, cioè non è microonde normale, quindi non posso buttarlo via così, insomma è costato quasi 300 euro, no no, allora va bene, la aggiustiamo. Me l'hanno aggiustato
E dunque avevamo già questa cucina ha compiuto 3 anni adesso e l'avevamo da pochi mesi, per cui sono circa 2 anni che ce l'hanno riparato e si è rotto nella medesima maniera. Ergo, ha un difetto cioè proprio difettoso quel tipo di pezzo lì, per cui non ce la siamo sentiti di spendere altri 100 euro per rattopparlo. Per la seconda volta abbiamo optato per prenderlo nuovo, anche se abbiamo appena messo i condizionatori e non era proprio il caso e avevo tutto il salotto da dipingere. Quindi la scelta ardua è stata, compriamo il microonde o facciamo dipingere il salotto? Compriamo il microonde e io mi ingegno a dipingere il salotto. Così è stato. Lo vedrete o l'avete già visto, non lo so, nel video che ho caricato o caricherò, vediamo. E quindi niente, siamo così. Stiamo ancora registrando? Sì. E quindi non so più come tenermi, ok. E quindi questo è quello nuovo. Ora quasi quasi io mi faccio un caffè perché sono le 3:10 e proverai a fare una torta ai microonde. Mia mamma li faceva, non venivano male, io non l'ho mai fatto. Quasi quasi ora lo faccio. Va bene, questo è tutto e magari faccio un altro video. Potrei fare una serie di video usiamo il microonde. Ciao ragazzi!